carnevale qui da noi non si festeggiava e non si festeggia solamente in piazza, ma si festeggia soprattutto a tavola, tra grandi abbuffate di macarruna, sasizza e cutine, e per finire cannoli, pignoccata, detta anche denti di nanno, e chiacchiere. Ovviamente il tutto innaffiato da rispettabili quantità di vino. Forse una volta il carnevale si santificava a tavola in maniera più tosta. Si cominciava il giovedì grasso. Si preparavano per tempo i macarruna, la tipica pasta fatta in casa con i busi, che sono le cannucce dell'ampelodesimo, e a farla erano le nostre nonne e le nostre mamme, le quali stendevano la pasta sulle canne e la mettevano a sciariare, cioè ad asciugare lentamente in una stanza con le persiane. I macarruna si mangiavano tutti insieme in maida e conditi con ragù, un ragù saporitissimo, arricchito con sasizza e cutine di maiale, le cotenne. Il pranzo del giovedì grasso si concludeva con un gustosissimo cannolo croccante ripieno di crema finissima. E poi si andava avanti fino al martedì, l'ultimo giorno di carnevale, ci si ingozzava, si mangiava di tutto. E non potevano mancare i dolci. I cannoli, che allora avevano una lunghezza e un diametro considerevole, e oggi abbiamo i cannolicchi. Ma soprattutto durante la settimana di carnevale si mangiavano le chiacchiere, da non scambiare con i discorsi dei nostri politici. L'origine delle chiacchiere è molto antica, risalgono infatti agli antichi romani che preparavano questi dolci fritti chiamati frictilia durante le feste saturnali, festività che possiamo comparare all'attuale carnevale. La semplicità di preparazione permetteva di preparare grandi quantità, così da servire tutti i partecipanti ai festeggiamenti. Senza andare lontano, pare che il nome chiacchiera derivi anche da una tradizione napoletana, e pare infatti che la regina Savoia chiese al suo cuoco di prepararle un dolce da poter gustare tra una chiacchiera e l'altra. E così nasce questo termine. E per saperne di più sulle chiacchiere, e friabilissime e croccanti, abbiamo mandato la nostra brillante Mariangela Balsamo in una nota pasticceria per chiedere al suo titolare, Angelo Pusateri, i segreti per la loro preparazione. Mariangela, se mi senti, inizia pure l'intervista. Ti ascoltiamo. Vai. E come vedete siamo all'interno del laboratorio del bar Gran Caffè Opera con Angelo Pusateri. Oggi ci ha accolti per mostrarci quella che è la preparazione delle chiacchiere del carnevale termitano, e quindi ci racconterà anche un po' della sua storia, perché Angelo l'ha vissuto effettivamente quello che è il nostro carnevale, e quindi lascio adesso il tempo, la lavorazione, e la scena a lui, che ci mostrerà appunto come fa le sue chiacchiere. E ricordiamo, viviamo da protagonisti, l'hashtag per quest'anno. Ciao, intanto buongiorno a tutti e grazie di essere qui al Gran Caffè Opera. Allora, come potete vedere, abbiamo un pochettino già preparato degli ingredienti, della farina, cacao, del sale, cannella, dello zucchero, delle uova, del burro e infine della marsala. Prepariamo oggi delle chiacchiere, le nostre tipiche siciliane, che andremo a fare ora i passaggi per vedere come si può ottenere una chiacchiera molto friabile e affascinante. Iniziamo la preparazione? Iniziamo, sì. Iniziamo, così poi in effetti chiacchieriamo un pochettino. Certamente, sì. Ci spostiamo verso dove c'è la macchina che si chiama Planetaria. Versiamo, scusami. Che porta aroma e gusto,
cacao, come potete vedere, serve solo per dare un pochettino di colore, solo esclusivamente per dare quel tocco in più di un colore più, più scurito. Puoi utilizzare, siamo anche liquidi, la marsala. I liquidi e i zuccheri sono sciolti, versiamo la farina. Dopo aver impastato tutto, come possiamo vedere, usciamo fuori dalla planetaria e lo posizioniamo qua. Facciamo dei piccoli tocchettini a livello di circa un chiletto di pasta, così la facciamo un pochettino riposare. Diamo un pochettino di farina. Dopo aver fatto riposare l'impasto, più o meno quanto lo possono far riposare? Circa un quarto d'ora, 15 minuti. Prendo 15 minuti anche, possibilmente anche in frigorifero, una parte molto fresca, che consideriamo che sono dei grassi. I grassi come i zuccheri si devono assemblare e riposare. Questa è una macchina che si chiama una spogliatrice. Naturalmente a casa si può fare anche con la macchinetta che si fa la pasta, dicono. Iniziamo con il pressione naturalmente più alto fino a quando possiamo arrivare allo spessore da noi ideale. Abbiamo un pressore alto 5-6 cm, siamo con un pressore circa di un centimetro. Dai giorni. Con questo andiamo a fare dei poli per evitare che vengano tutte le chiacchiere del piene di pollo. Ok, vediamo lì. Facciamo delle righe pulite senza lavorazione ai bordi. E i bambini che vogliono farla a casa, per esempio, non hanno la macchina, possono usare anche un mattarello magari. Possono usare anche un mattarello, io non aiutando sia i genitori naturalmente, un mattarello di cucina, piccolino, di legno. Andiamo a appoggiare, ci trasferiamo, poi viceversa nuovamente, voi passate da questa parte, io vengo dall'altra parte dove ci sono le friggitrici. Mariangela, vorrei essere lì in laboratorio per assistere alla preparazione delle chiacchiere e purtroppo siamo in zona arancione e non mi è consentito venire a termine, ma vorrei anche chiedere al maestro Pusateri, tra l'altro ho appreso che anche lui è stato un carrista, vorrei chiedergli, fallo tu per me Mariangela, come si vive al momento questo particolare carnevale, soprattutto nelle pasticcerie e nei bar. E poi ti prego, per concludere il servizio, di farci vedere, se ti è possibile, la parte finale della preparazione, cioè la friggitura e infine la spolverata finale di zucchero a velo. Ecco, voi come azienda, proprio come lo state vivendo questo carnevale? Di solito quando si entra, no, nei bar, a parte ovviamente le chiacchiere, tutte le specialità, sì, ma c'è sempre quell'area di festa. Sì, ma quest'anno purtroppo non la sentiamo, non la sentiamo noi commercianti, non la sentiamo i termitani. Siamo spostati nella friggitrice, come vedete, nella zona cottura, ci appoggiamo posizionatamente, li potremmo versare diciamo più irregolari, però se li posizioniamo più irregolari sappiamo che la chiacchiera non viene conforme. Lì
immergiamo poco alla volta. Ci aiutiamo con un mestolo. E già potete vedere che si creano delle bolle. Guarda. L'olio ovviamente deve essere ben caldo. L'olio deve essere non troppo caldo perché sennò la chiacchiera si brucia. Si cucina tutti dall'esterno e il cuore rimane pianta. Quindi una temperatura di circa 260 gradi. E mentre vediamo la preparazione delle chiacchiere viene in mente già un'altra domanda. Com'è nata questa passione per la cucina e per la pasticceria? La passione mia è nata fin da piccolo i miei genitori sapevano che io andavo a scuola e invece marinavo, ma non andavo come tutti gli altri bambini, diciamo, a giocare con il pallone, ma io andavo su dei laboratori a vedere come si poteva lavorare la pasticceria. È stata sempre la mia passione e fin da lì poi ho fatto una decisione, ho detto ai miei genitori: io non voglio più continuare gli studi, voglio andare a lavorare in pasticceria. E da lì c'è stato il mio cammino. E da lì poi siamo arrivati ad oggi? Da lì siamo arrivati a 10 anni fa che mi sono confrontata con mia moglie, lei anche lei d'accordo, e abbiamo aperto il Biancaffè Opera. Che è una realtà veramente importante per Termini. Perché oggi sì, è una realtà, diciamo. Ci sentiamo anche noi importanti perché intanto abbiamo tre punti vendita, ma nello stesso tempo abbiamo 27 dipendenti e diamo la possibilità di, insieme a noi, di vivere questi bei momenti. Ecco, noi non possiamo farvi sentire l'odore, ma vi assicuriamo che comunque c'è. Si sente? Quindi si fanno scolare, poi si mettono nella teglia. Sulla teglia già c'è qualcosa. Sulla teglia noi mettiamo un pochettino di carta, la carta tipica, quella del pane, la carta cosiddetta chiamata la carta camoscina. Sì. Che ci dà aiuto e assolve l'olio. Naturalmente dopo perfettamente lo mettiamo tutto qua. Andiamo una polveratina leggera di zucchero, un filo di miele, e per ultimo naturalmente simuliamo che siano coriandoli. Come potete vedere sono tipico tipo come una coriandola, posizioniamo e facciamo finto un buon carnevale a tutti. Allora, e allora grazie mille, auguri a tutti e un sereno carnevale e ci vediamo nel 2022. Buon carnevale a tutti. Benissimo, grazie Mariangela. Da qua sento già il profumo delle chiacchiere, le sento già in bocca, friabilissime e croccanti, piene di bolle e dalla sfoglia sottile, leggere come una nuvola. Svengo. Buone chiacchiere a tutti, ma di quelle dolci. Alla prossima!